Questa mattina è stato firmato un protocollo che può essere molto importante, signor Prefetto, anche in chiave sicurezza con la Camera di Commercio, una banca dati enorme di tutte le aziende, non soltanto sul territorio ma addirittura a livello italiano. Certamente le nuove normative in tema di informazione antimafia hanno reso ancora più stringenti i controlli che le prefetture sono tenute a fare rispetto a qualsiasi rapporto, diciamo, economico tra enti pubblici e imprese. Sotto questo aspetto la possibilità da oggi di fruire gratuitamente, tra l'altro, grazie alla grande sensibilità della Camera di Commercio anche di Arezzo, dell'immenso patrimonio informativo e informatico di Union Camere in Italia, grazie a un accordo tra Union Camere e Ministero dell'Interno nel 2011, ci consentirà di fare controlli sempre più pregnanti e soprattutto sempre più veloci, quindi si sveltiranno le procedure e al tempo stesso queste saranno ancora più precise nell'interesse pregnante di evitare infiltrazioni mafiose nel rapporto con gli enti pubblici. Tutto ciò è stato ricordato e servito anche spesso in situazioni di furti, di rischio, di pericolo, perché la vostra è una banca dati immensa. Sì, la nostra è una banca dati assolutamente immensa, perché ci sono ben 6 milioni di imprese all'interno di questa banca dati, quindi un patrimonio davvero immenso, e questo patrimonio era già stato messo di fatto a disposizione ovviamente alle autorità anche nel periodo dei furti alle aziende orafe. Credo che sia stato particolarmente utile per aiutare le forze dell'ordine contro la criminalità organizzata. Come funzionerà questo sistema? Ma guardi, noi mettiamo a disposizione della prefettura, quindi di tutto il complesso delle forze dell'ordine, alcune banche dati che Camera di Commercio e le Camere di Commercio in generale gestiscono. La prima fra queste è il registro delle imprese, un archivio pubblico di dati di 6 milioni di imprese. È un archivio che contiene tutti i dati essenziali della vita dell'impresa, dai bilanci agli statuti, ai soci, agli amministratori. Rendiamo disponibile alla prefettura di Arezzo non solo questi dati, ma anche degli aggiornamenti ulteriori con delle banche dati che consentono, per esempio, di visualizzare tutti gli amministratori, tutte le interessenze, tutte le partecipazioni di amministratori societari, per esempio della provincia di Arezzo, quindi una sorta di mappatura completa delle partecipazioni societarie detenute da singoli imprenditori operanti in provincia di Arezzo. Diamo anche alla prefettura la possibilità di consultare alcune banche dati che consentono di fare una mappatura interprovinciale di tutte le imprese, di tutti gli amministratori operanti a livello, per esempio, intercomunale. Quindi, ripilogando una serie di dati concernenti le imprese, concernenti gli amministratori, concernenti le partecipazioni societarie, che la prefettura può disporre per tutti i fini anche connessi a fini di mappatura di, fra virgolette, di questioni di ordine pubblico o di sicurezza.